Uniti per la sanità pubblica, sì, ma quale sanità? Quella che in Sardegna va a singhiozzo, quella che non c'è, esami e cure rinviati, tempi lunghissimi. E allora si ritorna in piazza proprio all'inizio dell'estate, sabato 24 giugno, una manifestazione regionale. Alessandro Rosas, quante persone vi aspettate prima di tutto? Ma sicuramente un 2000 persone, adesso vediamo, poi dipenderà anche molto dal caldo di sabato, però... Stanno arrivando notizie da tutta la Sardegna, dal nord, centro e sud, dove si stanno organizzando i territori con diversi pullman. Ecco, nel suo caso lei da dove arriva esattamente? Ma io della provincia di Oristano e vengo nello specifico dal comune di Terralba. Ecco, Oristano e Oristanese, quali le emergenze? Le emergenze sono tutte quelle che conosciamo ormai in tutta l'isola. Lì potete contare solo su San Martino come punto di riferimento, per esempio. Potevamo, ma perché adesso non possiamo più purtroppo, quindi a noi ci mancano i medici di base, i pediatra, le guardie mediche chiudono e questo è un grosso problema, soprattutto che so dalle nostre parti alla Marmilla, dove piccoli comuni, se viene a mancare il medico di base, ecco, questo è chiaramente un comune che è destinato a morire, insomma. E quindi noi stiamo cercando di unire tutte le forze a livello isolano, come comitati, associazioni, ecco, a caso anche abbiamo scelto anche un colore, il giallo, proprio per unire tutte queste forze, il giallo che è partito dall'Oliasa, quindi ci siamo fatti contaminare anche da questa iniziativa. Questo è molto molto importante, quindi l'indirizzo, noi abbiamo invitato i 377 comuni della Sardegna a partecipare, a inizio gennaio abbiamo inviato anche una proposta di delibera per i vari consigli comunali e in tanti stanno deliberando. E sabato ci saranno sia alcuni amministratori locali, 4 o 5, ma molte associazioni di malati. E quindi noi siamo da questa parte, non ci vogliamo sostituire con la politica, però vogliamo dei segnali certi e chiari e azioni e progetti da parte della politica. Certo, un altro protagonista, nome e cognome? Francesco Carta, faccio parte del gruppo studi del coordinamento regionale. Lei da dove arriva? Io vengo da Oristano. Anche lei Oristano, anche lei sarà sabato in piazza in corteo a Cagliari. È l'ennesima manifestazione di protesta per la sanità che non va. Sembra però che non bastino. Nel momento in cui sono sempre più numerosi i cittadini che rinunciano alle cure, percentuali di gran lunga superiore al 20%, nel momento in cui un sardo su quattro quasi è senza medico di base, senza medico di famiglia, nel momento in cui mancano nelle strutture, nella sanità pubblica, negli ospedali, gli infermieri e i medici per poter funzionare, ci sentiamo dire dalla nostra giunta regionale che bisogna fare quattro nuovi ospedali. Ma chi ci deve lavorare in questi nuovi ospedali se non si riesce a far funzionare quelli esistenti? Com'è possibile, com'è ipotizzabile avere fiducia in una proposta del genere? Noi riteniamo che sia un ulteriore tentativo di privatizzare la sanità e quindi noi siamo fortemente contrari, siamo per il rilancio e per il buon funzionamento della sanità pubblica. La vede lei anche come una follia, diciamo, questa decisione di costruire nuovi ospedali anziché ristrutturare quelli esistenti, il brozzo su tutti? Ma assolutamente non può essere interrotto il lavoro di ristrutturazione avviato ormai nel Brozzo, che ricordo è un ospedale di eccellenza nazionale, così come anche l'oncologico. Innanzitutto bisogna completare questi lavori ipotizzati, poi si potrà pensare a qualcosa di nuovo, ma deve essere deciso democraticamente, non può essere deciso in una delibera di giunta senza aprire un confronto in Consiglio regionale e nel Paese. I finanziamenti pubblici sono anche nostri, non solo della giunta regionale, quindi noi dobbiamo dire la nostra, noi pretendiamo di dire la nostra.